due pacchini. Apriamo i pacchetti. Allora, questo. Presentano così. Che bello. Sta. Questa sarà la carta. Di come si usano. Sono smalti semi permanente. Questo qua è gel base copra. Okay. Mi metto la foto qua così almeno vedete. Poi c'è questo. Wow. Bianco. Questo qua. Matte cop e questo sono questi semi permanenti. Invece questo scatolina. Voilà. Con questa busta che è bellissima. Il nome, non so se si vede la marchia, il marchio, e il telecomando che non deve mai mancare, questo è per la GoPro, il gancettino per ovviamente il telecomando. Questo è il telefono. E questo. Si vede che è questo qua, come ho detto. In teoria si dovrebbe piegare. Se si piega. Che figo, si piega anche, durerà pochissimo perché è troppo di plastica leggermente. Ma secondo me è figo. È di plastica, non so per quanto dura, perché di plastica sarà una bella. Ah, qua c'è la zaina. Che cazzo, lo sto smaltando. Un coso smalto? Non è smalto, è semipermanente. Invece di andare all'estetista, lo faccio a casa.
Senza spendere soldi. Sono dovuto spendere 50 euro per farlo. Quanto hai pagato? Questo 9. Quello? 13. Tutti? Sì. E questo posso mettere anche la GoPro, perché guarda. Adesso devo capire come si mette, la GoPro qua. Però questo è il cavalletto. Guarda che figata. Si piega pure così. L'unica cosa che è troppo... come che si chiama? È troppo molle. Comunque anche il 3 secondo me è un problema di moda. Sì. Interferenza. Cazzo, con il modem vecchio non c'è niente. Arrivati, questa è la mappa, però questa volta non facciamo come l'altra volta nel vlog delle espressioni. Comunque questo è il parco regionale Spina Verde. Siamo qua. Bravo. E dobbiamo fare tutto sto percorso. Non tutto, c'è la varie zone. No, non è vero. Spina Anche perché Verde è difficile. Io fino in Svizzera. In Svizzera ovviamente non possiamo andare perché la moto non li accettano. Cioè puoi entrare col cinquantino. Allora giustamente la andiamo a raccogliere i funghetti in Italia. Wow! Qua ci vuole una bella foto. La facciamo? Ce la fai. Vediamo se... Beh. Col cellulare riesco a farle vedere. Beh. Ci sono le pecorelle, gli asini. Solo che il mio cellulare fa cagare. Beh. Vediamo se mi risponde. Beh. Ma prima mi ha risposto. Beh. Il bello che mi guarda. Che faccia. Beh. Ciao. C'è qualcuno che mi fa, che dice questa parla con le pecore. Madonna, probabile. Beh, no, strano, perché prima non mi ha proprio risposto. Io gli ho detto beh e dopo un po' mi hanno risposto. Vediamo qua se si vede meglio. Aia. Sono lì, però boh, non lo so. Io sinceramente non so neanche dove stiamo andando. Che strano, che strano. Ma secondo te io mi faccio tutta quella salita? come sono io? Ma col cavolo! Qui
dice sentiero Cavallasca, percorso sentiero, e poi alla fine non c'è un cavolo. Sì, sì, se vuoi puoi farla te questa qua. Sai io quale faccio? Questa qua, proprio questa qui, perfetto. Ecco, ma guarda com'è bello. Aspetta, ma quanto è bello, ma sei carino. Ciao, ciao Sinello piccolino. Lo voglio portare a casa. Cicino. Ma secondo me non mi caga. C'è quella pecora lì, non so se si vede, che mi guarda un po' male. Ma comunque, asinello, secondo me, se c'è qualcuno qui, mi prenderà per pazza, di sicuro. Cosa dici? Guarda che belli, guarda che belli. No vabbè, sono bellissimi, cioè bellissimo piccolino. Sono due. Comunque, la visuale non mi dispiace. Comunque, stiamo tornando indietro. Non so se si vede, comunque c'erano due asinelli, ma adesso non so se si vede nella telecamera, ma non penso. Allora, stiamo tornando indietro perché non c'ho proprio voglia. Poi sinceramente non vedo funghi, era meglio andare in Svizzera. E c'è gente in giro, però non credo proprio che ci sono funghi. Dove? Esagerato. Sono 5 asini. Si sono spostati, l'avete visto prima. Scendiamo giù perché sinceramente non ci c'è. A parte che mi sono un po' stancata, e poi di andare su in alto, vedere i funghi, cioè non penso che questo sia un bosco giusto per i funghi, però vabbè, ci siamo fatti una passeggiata. E niente, poi non sono neanche vestita giusta. Però magliettina, la donna, ciao. Basta. Siamo qua, qua è un posto bello che è bellissimo, e qua c'è l'asino, c'è la sua parente, e poi c'è una pecora, e c'è il bosco, un bel bosco, molto interessante questo bosco, molto asciutto, molto rilassante. Poi c'è
Lei parla con l'asino perché sono parenti. E poi c'è, non vedi qua c'è l'asinello che lo andiamo a rompere i coglioni. Noi entriamo qua dentro e l'asino scappa. Asino. Adesso ti E salta oh! E tutto qua. Siamo salve. pronti. Salve. Salve signora. Inquadriamo pure la signora. Come lei pensa di questa situazione qua? Qua c'è il sole. Qua c'è il culo del. Qua inquadriamo il culo dell'asino che scodinzola. No, voglio precisare una cosa, che la clip vista prima era praticamente il mio ragazzo che non sa fare video, primo, secondo, non è normale, perché non è normale. E siccome volevo vedere, volevo far parte che mi ha fatto fare una figura di merda a me, ma specialmente dopo averlo messo in questo video, sono profondata, vabbè. A parte questo, siamo qui. Sto in un... No, non si vede. Praticamente siamo seduti perché non c'ho voglia. Poi sono le 4, credo 4 e un quarto, non so più o meno che ore sono. E diciamo che si deve venire verso la mattina a raccogliere i funghi o le castagne, non adesso, specialmente il pomeriggio che non ci sono. Per cui, comunque, quella clip non è normale. L'ha fatta lui, l'ha Le registrata lui e mi castagne. prendeva anche per il culo. Cosa? Hai detto le castagne. Castagne e i funghi. Ci rono anche le castagne. Mi fa male il braccio. Comunque, non è normale, ve lo dico. Non è normale. Ma tanto per scherzare un po', per prendere... A parte che mi prendeva per il culo, quello è sicuro, al 100%. Vabbè, andiamo, che è meglio. Siamo venuti al supermercato. Prendo questo e questo qua. In Turchia. Che non si vede niente. Qui solo per in promozione. Adesso faccio i funghi e i gnocchi fatti in casa. Questi qui sono gli gnocchi che ho fatto io praticamente un'ora fa, mezz'ora fa. Ci ho messo un'ora a fare gli gnocchi perché erano tanti. Questi sono gli gnocchi fatti in casa. Li ho fatti così. Farina e patate. Adesso bolle. E poi ci metto questi qua. Che praticamente sono funghi misti con un po' di prezzemolo. E un po' di sughettino. Questo qua. E basta. Vi faccio vedere poi quando ci vogliono 3 minuti per metterlo dentro nel padello. Però vi faccio vedere come viene il risultato. Se volete la ricetta, fatemelo sapere sotto in questo video e vi farò la ricetta. Di sicuro sarebbe buona, buona, buona. Del Partito Democratico dove 5 Stelle Va del suo fanno l'opposizione amico, evidentemente pur di non mollare la o io poltrona risparmio, non è... no? Secondo me si vede. Ed è in Lo vedo nel suo telefono, faccio prima. Non si copre. Non si vede niente. Io sto facendo il video. Cioè non si vede niente. E il bello è che ho il flash. Siamo a Como, abbiamo mangiato il gelatino, ma non si vede un cazzo.
giusto? Non si vede niente e niente, facciamo una passeggiata, siccome non si vede niente è inutile che registro. E... Sì, ma dai, pensavo che si vedeva dal coro. Allora, siamo tornati a casa dopo la passeggiata. Ormai sono le 23:10. Volevo farvi vedere queste cose che ho comprato dai cinesi, perché non c'ho voglia di fare un video a parte, video shopping a parte, per queste, sia per queste cose che quelle di Amazon che vi ho fatto vedere prima all'inizio, che ho preso il semipermanente e il cavalletto, anche se lo fate vedere così veloce la cazzo. Comunque vabbè, se siete interessati, che volete vedere diciamo meglio, fatemelo sapere. Vi voglio far vedere queste cose che ho comprato al Jade's Moda dei cinesi, perché non c'ho voglia di farvele vedere separate. Allora, siccome ho detto il vlog lo facciamo insieme, è meglio che vi faccio vedere i prodotti che ho preso. Allora, prima di tutto questo ho comprato. Questo è un set per dolci, per fare i cupcake, e praticamente sono questi qua, dolci questi, sono 24 bastoncini e 24 pirottini per i cupcake, l'ho pagato 2,90 euro. È bello perché l'ho visto, no? E ho detto, beh, sono tanti. Poi c'è dentro il cane, il cervo e il coniglio, e allora ho detto, ma perché non cioè, invece di lasciarlo giù lo prendo poi per 2,90 euro. Secondo me sono carini per fare i cupcake, e siccome poi ci sarà anche la ricetta, che vi farò vedere la ricetta, questa è la prima cosa che ho preso, anche se è rotto la scatola, ma fa niente. Poi ho preso questi qua per la sac à poche, perché non mi ricordo se io ce l'avevo, però anche se ce l'avevo chi se ne frega, l'importante è che ce l'ho nuovi. Sono 6 pezzi per mettere sulla sac à poche, ci sono misure diverse, ad esempio c'è la 3, la 1, la 4, 14, 15 e 11, se non mi sbaglio. Se vedete sono diversi bocconcini, e questo va benissimo per mettere le panne, sono ottime. Questo l'ho pagato credo 99 centesimi. Adesso vedo se c'ho lo scontrino, dovrei avere lo scontrino. €1,90 l'ho pagato, €1,90, cioè in totale ho speso €9,42 per queste cose qua, per cui pochissimo. Poi ho comprato questi, che praticamente sono sac à poche piccole, quelle bianche trasparenti, dove ovviamente tu metti poi quelli là, che sono fatte così. Sono sacchettini, adesso è difficile farvele vedere con una mano. Comunque, questi qua. E niente, quando farò le prove per vedere se mi usciranno i cupcake, vi farò sapere e vi farò anche il video della ricetta, così almeno facciamo le cose come si deve. Poi, questo qui, che sono i pirottini di carta, l'ho preso la ciliegia perché c'era o la ciliegia o con i fiori, io preferirei, mi piacevano di più questi, sono 50 pezzi, che sono questi qua, sono carini,
vediamo. Questi li ho pagati. Vediamo se riesco a trovarlo. Allora, pilottini. 99 centesimi l'ho pagati. Questi sono troppo fighi. E poi ma esce qualcosa oppure no? Aspetta che comunque niente, pensavo che c'era qualcos'altro. Comunque queste sono le cose che ho preso per fare i dolci. Vi farò sapere e vi vedremo insieme come verranno. Comunque non ho speso tanto. Vabbè, poi c'erano le bacchette tenda molla 90 centesimi, ma quelli sono per il lavoro, mi servivano per il lavoro questi qua. C'è le bacchette che sono queste. Vabbè. Siccome è tardi me ne vado a letto. Se il video è durato poco, diciamo che farò la due clip di un giorno, di un altro giorno. Oggi è mercoledì. Invece se il video, se questo vlog è durato troppo, non ci saranno, diciamo, altre clip. Per cui niente, io vi saluto lo stesso. Se per caso quando monterò almeno queste clip sarà poco, le vedete un'altra parte. Se no, niente, vedete praticamente vabbè, credo che si è capito. Sto andando in palla, scusate, ma è una giornata così. Ok, per cui niente, o ci vediamo al prossimo video, oppure ci vediamo o giovedì o venerdì, dipende. Tanto questo vlog andrà sabato, per cui inizierò già a montarlo. Poi se devo farvi vedere qualcos'altro ve lo farò vedere. Ok, metto a posto e ci vediamo al prossimo video, o domani o dopodomani, non lo so.